Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, grande fratello, succedono veramente cose strane. Qualcuno ieri, proprio durante il pomeriggio, è sparito clamorosamente, tutti i gelfini preoccupati, ma attenzione, dopo proprio la inondazione di preoccupazione tra i gelfini, esce fuori quello che potrebbe essere successo. A sparire proprio lei, Anita Olivieri, continuano senza sosta i fatti anomali che continuano nella casa. La gelfina ha fatto preoccupare tutti i suoi coinquilini per essere sparita per quella che sembrerebbe essere stata un'ora. Parola degli investigatori del web: secondo una prima ricostruzione, la gelfina sarebbe stata chiamata in confessionale per poi sparire. Quando Massimiliano Varese, in un secondo momento, è stato chiamato in confessionale, pensava di trovarci Anita. Invece Anita non c'era. Sono uscito dalla camera e sono andato a chiedere una cosa in confessionale. Era libera, ha confidato a Ciro Petrone. Non si è vista quindi Anita in confessionale. Dove sarà finita? Ora ha il microfono lì fuori. Secondo me è successo qualcosa. Che cosa sarà successo? Ha risposto l'attore parlando proprio della gelfina. Sta da sola. O sta all'estento quella stanza, ma è da sola. Avrebbero chiamato qualcun altro. Secondo me è successo qualcosa fuori. La notizia della sparizione di Anita è arrivata nelle orecchie di Beatrice Luzzi, che proprio ieri con lei aveva litigato, ma non hanno detto che è in confessionale. Ah, non c'è. Che bello, ci siamo liberati di Anita, ha detto la Luzzi. Intanto proprio quello che è successo rimane ancora avvolto nel mistero, ma facciamo ovviamente delle ipotesi. Avanziamo delle ipotesi che potrebbero essere veritiere. Potrebbe aver sentito i propri genitori, perché così è stato detto, oppure potrebbe aver in qualche modo risolto delle questioni personali. Perché Anita Olivieri è stata più di un'ora nei meandri della casa? Amici di Nova News 24, ditecelo voi. Intanto proprio il grande fratello, che sta entrando nel vivo del gioco, vedrà una prossima eliminazione proprio domani sera. Il prossimo articolo vi darà tutti i sondaggi. Diteci cosa ne pensate, amici di Nova News 24. Se vi è piaciuto questo articolo, intanto mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.